sentire il professore anche ringrazia me mi sembra veramente una cosa fantascientifica. Comunque, accetto volentieri. E niente, la mia storia è questa: avevo circa 8 anni, una tosse insistente mi portò a peregrinare insieme a mia madre in svariati ospedali, e alla fine la diagnosi fu di bronchiectasie bilaterali. Tornato a casa, poi il mio pediatra cercò di spiegarmi che si tratta di una malattia che non si può curare, che, con cui avrei dovuto convivere per tutta la vita, e la cosa già iniziò a puzzarmi un po', ma mi disse: non preoccuparti, sei come tutti gli altri bambini, solo che loro hanno 1000 lire per andare alle giostre, mangiare il gelato, tu ne hai solo 100. Riuscirai a fare tutto quello che fanno gli altri solo con un po' di calma e attenzione. Peccato però che il pediatra si dimenticò di dirmi che le mie 100 lire col tempo sarebbero diventate 50, 40 e così via. Bastarono poi pochi anni per farmi capire che mi sarebbe aspettata una vita abbastanza dura. E quando capì definitivamente che i miei polmoni erano destinati ad ammalarsi progressivamente sempre di più, uno dei miei primi pensieri fu: ma perché non esiste il trapianto di polmoni? E gradualmente per me quella che era una speranza quasi fantascientifica si è rivelata prima una cosa in fase di sperimentazione e poi una realtà. Ora, a 3 anni di distanza dal mio intervento, posso testimoniare che il trapianto polmonare è una grande realtà, una possibilità di ritornare a vivere per persone affette da diverse malattie rare, ma poi non così tanto, che comportano appunto un graduale impoverimento della capacità respiratoria e per cui al momento non esistono cure ancora valide. Questa nuova vita ti cambia molto, cambiano i tuoi interessi, le tue amicizie e ti porta soprattutto a volerti confrontare con chi ha vissuto la tua esperienza. E in questo modo sono venuto a conoscenza del fatto che qualcuno negli anni precedenti era riuscito addirittura a creare un'associazione di trapiantati di polmone qui a Padova, e la cosa attirò subito tutto il mio interesse. Certo non mi sarei mai aspettato che nel gennaio 2014, a neanche 2 anni dal mio trapianto, mi sarei trovato per una serie di eventi sfortunati a diventarne il presidente. La cosa per me fu scioccante al primo momento, ma al tempo stesso dentro di me sentivo che questa responsabilità non avrei potuto tirarmi indietro. Pensai che avevo avuto molto da questa nuova vita e che fosse già il tempo di iniziare a restituire almeno una parte del bene ricevuto. L'Unione Trapiantati Polmonari di Padova è una grandissima realtà, direi quasi unica, per partecipazione dei trapiantati e dei loro familiari, ma anche per la grande collaborazione e sinergia con la chirurgia toracica e le altre strutture collegate al trapianto polmonare. Unicamente con i nostri contributi e donazioni, questo ci tengo a precisarlo, visto che dal 2008, anno in cui è stata costituita, non abbiamo ricevuto un centesimo da nessuna struttura pubblica o fondazione, ma siamo riusciti a donare attrezzature mediche per la riabilitazione oppure di semplice conforto per i pazienti ricoverati. Abbiamo assegnato 2 borse di studio a giovani medici ricercatori, finanziato un contratto per una psicologa che possa essere di sostegno durante la delicata fase del post-trapianto, e altre iniziative sono sulla lista delle nostre cose da fare. Prima di tutto la ricerca, faremo di tutto per dare il nostro appoggio a progetti inerenti al rigetto, ai nuovi farmaci, con un'attenzione particolare verso i giovani medici che fanno fatica a entrare stabilmente all'interno della struttura. E ovviamente un altro obiettivo principale è quello di allargare il numero degli iscritti, coinvolgendo i pazienti e le loro famiglie in iniziative di socializzazione e di confronto, importantissime per affrontare al meglio tutti gli ostacoli che possono intervenire nella fase del post-trapianto. Ovviamente sarà necessaria un'ampia opera di divulgazione per coinvolgere queste persone esterne che possano dare il loro
apporto a livello di impegno volontario o anche economico, perché non nascondo che la voglia di fare, l'entusiasmo, le idee sono molte, ma poi se mancano i fondi per attuarle sono destinate a rimanere solo dei bei sogni. Per questo motivo stiamo lavorando assieme ai trapiantati di Torino e di Milano su idea del professor Rea per creare una struttura di carattere nazionale che possa rappresentarci in modo più coeso e strutturato nelle varie situazioni che si creano e ancora di più si creeranno a causa dei tagli nel settore della sanità. Proprio per questo mi auspico che una realtà come la chirurgia toracica di Padova, fiore all'occhiello in Italia ma non solo per i trapianti, possa continuare ad avere una struttura attorno adeguata al valore dei medici e di tutte le professionalità che li gravitano attorno. Ma ciò che ci interessa maggiormente, adesso con questo concludo, è cercare di dare impulso alla donazione di organi, ampliando la cultura della donazione, soprattutto tra i giovani. E col semplice slogan "donare un organo è donare una vita", stiamo ottenendo grandi risultati. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata così speciale, soprattutto alla fantastica equipe che mi ha permesso di essere qui in questa giornata e di vivere ancora così tante belle emozioni. Lascio il posto ad alcuni amici ed amiche che porteranno la loro testimonianza. Grazie.